Cresce con l'evoluzione della mente umana la capacità di riconoscere il legame inscindibile con la Terra e soprattutto di riconsiderare il rapporto con essa dalla quale dipende la vita. La sciagurata consuetudine dello sfruttamento selvaggio delle risorse, causa prima dell'inquinamento ambientale, ha provocato squilibrio anche nell'organizzazione sociale, aumentando i rischi per la salute, ma più di tutto corrompendo con l'ideologia capitalistica la coscienza umana, spingendola a rinnegare la sua stessa natura. Il conseguente disordine morale derivato dalla spersonalizzazione dell'individuo, reso incapace di agire in funzione della comunità perché costretto a inseguire l'illusione del benessere ad ogni costo, necessita di un radicale cambiamento culturale che solo i giovani possono offrire, finché animati dall'idealità. La loro dedizione alla tutela ambientale non è sentimentalismo, ma richiamo alla ragione. Credo che sia necessario riflettere sull'enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si, dove con molta chiarezza viene messa in evidenza che i disastri ambientali, i disastri sociali non rappresentano due crisi diverse, ma l'unica crisi socio-ambientale. E quindi è un grande invito ad ascoltare il grido della terra che si salda fortemente con il grido dei poveri, perché la terra grida, perché in molte parti viene usata, sfruttata, inquinata, distrutta, sperperata. E quindi abbiamo la responsabilità di fare un po' la nostra parte. Siamo qui per riflettere, proprio per cogliere questo grido e per impegnarci di più tutti, che vuol dire poi creare delle condizioni di maggiore attenzione per la persona umana, ma anche per il rispetto dell'ambiente. Per esempio il problema dell'acqua. Se il problema non viene affrontato seriamente, ormai i calcoli di massimi studiosi ci parlano che nel giro di 30 anni noi avremo 2 miliardi e mezzo di persone che saranno senza acqua. E quindi è necessario il problema del clima, no? Che vede molti paesi che vogliono impegnarsi sulla faccia di questa terra, ma tanti altri che non vogliono considerare che questo diventa veramente un impoverimento e soprattutto crea dei grandi disastri per tutti noi. C'è relazione tra problemi ambientali e problemi sociali? Ma certamente. Il fatto che il Papa ha sottolineato nella sua enciclica e l'ha sottolineato con estrema forza che il problema, l'ambiente vuol dire l'attenzione ai problemi della storia, della vita, delle persone, della gente, mi sembra molto molto importante, perché ambiente vuol dire anche disastri sociali, la storia, la vita delle persone. Allora noi parleremo anche, perché così bisogna riflettere, della povertà relativa e della povertà assoluta. Parleremo di quanti nel mondo della scuola si perdono per strada. In Italia un giovane su tre si perde nei primi 5 anni delle scuole superiori. Parleremo dell'infanzia, la media europea dell'investimento sulle famiglie e sull'infanzia, la media europea è 9%, nel nostro paese solo il 4,5%. Parleremo che la strada è quella anche indicata nella nostra Costituzione dell'inclusione, perché solo attraverso l'inclusione si dà dignità e libertà alle persone. È una riflessione quindi che mette al centro la persona, ma con la stessa dignità, con la stessa forza, l'ambiente, la natura, che deve essere curato, gestito, accompagnato. Non le sembra che nei programmi di formazione di scuola e soprattutto chiesa si sia per troppo tempo trascurato questo tema? Io credo che la trascuratezza sia da parte un po' di tutti, non è un caso però che il richiamo all'attenzione alla terra arrivi proprio dalla Chiesa, arriva da un Papa, da Papa Francesco, che dedica un'enciclica. Il vero problema è che questa coscienza deve essere un pochettino un po' di tutti, no? L'attenzione per il creato ci è stato consegnato, Dio ce l'ha affidato perché noi lo custodissimo e lo facessimo vivere nell'interesse e nel servizio delle persone, di tutto il creato. La Chiesa per parte sua è chiamata a riflettere, ma è un mondo intero che deve fermarsi a riflettere. Il tema delle povertà, delle disuguaglianze, delle persone messe in margine è un problema che ci riguarda tutti. La cosa che è sconcertante è vedere come si spendono ad esempio miliardi di dollari per le armi, per gli armamenti, per i conflitti e non si trovano i soldi per fare la lotta per la libertà e la dignità delle persone. Anche il nostro paese, devo dire, ho visto che la vendita delle armi, le nostre armi che vengono fabbricate in Italia, hanno avuto un'impennata dell'85% in più, secondo l'ultimo rapporto consegnato al Parlamento italiano.
mi piacerebbe. Quando le banche vanno in crisi si parla veramente della difficoltà, della crisi delle banche. I soldi si sono trovati subito per salvaguardare. Io non entro in merito se era giusto o sbagliato, dico solo che con la stessa velocità, con la stessa attenzione bisognerebbe trovare i soldi per andare incontro a quei 4 milioni e 600 mila persone che in Italia vivono la povertà assoluta, a quei milioni che vivono la povertà relativa, perché è lì necessario ridare delle risposte molto attente e molto concrete. Non è un caso se tanti progetti di recupero sociale oggi sono orientati ad attività in contatto diretto con la terra. Beh, la terra è madre, la terra insegna, la terra invita le persone a viverla, a custodirla, ad accompagnarla. Ed è molto bello perché proprio quando nel 1996 Libero ha raccolto 1 milione di firme in Italia per avere una legge per confiscare i beni mafiosi e restituirli alla collettività, quindi al bene comune, al bene di tutti, se beni di tipo esempio agricolo, la proposta che abbiamo fatto di quella legge fortemente voluta dai cittadini, era una petizione per sostenere una proposta che era stata fatta, e beh, si sono aperte delle cooperative di lavoro con bando pubblico su delle terre confiscate ai grandi boss. Il biologico è stata la scelta di quelle produzioni che hanno dato lavoro, hanno dato dignità, ma hanno consegnato anche dei buoni prodotti. Allora, se si vuole, si possono fare delle politiche che siano veramente al servizio di tutti e del bene comune. Oggi è una necessità ritornare alla terra, ma non niccianamente, quanto riscoprire la dignità di soggetto della natura. E in questo ci sta aiutando Papa Francesco, che ha scritto un'enciclica dimenticata dai più, ma è che è un manifesto sull'ecologismo. Ecco, forse basterebbe ripartire da lì e anche da una concezione diversa del soggetto, per cui noi siamo soggetti e il mondo è oggetto. Forse bisognerebbe far diventare soggetto anche il mondo e la natura che stiamo distruggendo, e automaticamente ci stiamo distruggendo noi stessi, perché non si può pensare di essere fuori da questa natura. Da eroico movimento di opposizione al malaffare, Libera sta sempre più diventando strumento di ricostruzione sociale, offrendo una prospettiva di vita vera, affrancata dall'aberrante idea consumistica, con una efficace azione culturale che gradualmente si diffonde attraverso i presidi in tutto il territorio nazionale. Un anno e mezzo fa Don Luigi Ciotti è venuto qui in patronato a trovarci e un po' ci ha raccontato la vita, la storia di Libera, le motivazioni che lo spingevano un po' a lottare contro le mafie. Quindi da lì l'idea di costituire un gruppo che fosse qui presente a Est, visto che il più vicino era Padova e l'altro a Rovigo e mancava un po' la copertura di tutta la bassa padovana e il basso vicentino. Quindi piano piano si sono aggregate delle persone attorno a questo progetto, fino a che dopo circa un anno e mezzo è ritornato Don Luigi Ciotti e abbiamo potuto sancire l'inizio di questo nuovo presidio di Libera. Sicuramente per la conformazione stessa del gruppo c'è un'attenzione alla formazione scolastica, perché ci sono tanti insegnanti che hanno aderito a questo presidio e quindi siamo orientati anche per piano piano l'inserimento nelle scuole, riuscire a far conoscere Libera, perché noi diamo per scontato che tutti la conoscono, ma in realtà non è così. E dopodiché siamo piccoli, cioè abbiamo un mese di vita e quindi anche noi stessi dobbiamo formarci e crescere insieme, grazie anche alle tante possibilità che Libera offre. La cultura della legalità, quindi, conosciuta e sperimentata negli ambienti educanti, scuola, lavoro, famiglia, oratorio, circolo culturale, club sportivo, deve esortare alla partecipazione sociale, perché per contrastare il malaffare non occorre essere eroi, ma diventare persone responsabili. Libera dà anche l'opportunità di passare delle settimane nei campi lavoro, nelle terre confiscate dalla mafia o nei beni confiscati dalla mafia. Sicuramente abbiamo in progetto anche di fare questa proposta ai nostri ragazzi per la prossima estate o per l'estate a venire, di modo che diventi anche proprio un legame con questa associazione Libera che è qui dentro il patronato.
Questa esperienza ritengo che possa essere costruttiva ed educativa per loro, per far vedere e far toccare con mano che nel nostro mondo purtroppo esistono anche le malattie, però con la loro forza, con i loro ideali sicuramente si può anche guarire da queste malattie, si può vedere come una cosa che è stata utilizzata per il male in realtà può essere trasformata a fin di bene. Secondo lei serve ai giovani fare esperienza nei campi di lavoro per maturare una coscienza civica? Beh, io penso che le risonanze interiori di questi campi andrebbero raccontate da loro. Ecco, io per sentito dire posso dire che sicuramente sono esperienze che toccano, lasciano il segno e poi soprattutto si traducono in voglia di fare, non semplicemente in un sentimentalismo così verso la giustizia o il bene in generale, ma proprio in delle prassi concrete, anche molto semplici nel proprio luogo in cui si vive, in cui si lavora, in cui si opera.